Salve a tutti amici di MarcosBox e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi sarà la prima di, si spera, una lunga serie di video dedicati a chiarire alcuni concetti che ruotano attorno all'interno del mondo del software libero dell'open source, concetti che per un utente Linux navigato sono concetti chiari, stranoti, stradigeriti, straassimilati. Per un utente che si affaccia per la prima volta al mondo Linux, che magari ha sentito parlare di Ubuntu, installa Ubuntu, però non sa tutto quello che c'è dietro al mondo Linux, al meglio, al mondo GNU Linux, sono dei termini che completamente nuovi. Come prima puntata ho deciso di enunciarvi, di spiegarvi la definizione di free software. Tengo a precisare una cosa: questi video non saranno video accademici con paragoni e cavolate varie. Sono dei semplici video brevi, pillole di conoscenza, diciamo così, che vogliono stimolare l'utente che vede questi video ad approfondire l'argomento e quindi a documentarsi meglio e a capire adesso le cose. Perché, come si dice, se vedo dimentico, se ascolto ricordo, se faccio imparo. Questi video, appunto, saranno di breve durata. Allegato a ogni video, metterò dei link di approfondimento con dei testi, con dei link web e cose del genere. Scusate la voce. Bene, la prima puntata, come dicevo, è dedicata alla definizione di free software. Il movimento del free software è un movimento fondato da Richard Stallman. La storia della nascita di questo movimento la potete leggere nella sua biografia, che vi lascio in calce. L'ebook lo potete scaricare liberamente e leggere appunto di come nasce questo movimento. La definizione di free software, o meglio, come diciamo noi italiani, la definizione di software libero, è una definizione che serve a classificare i programmi. Cioè, meglio, a dare tutti i requisiti per i quali un programma può essere definito software libero. L'espressione si riferisce a quattro aspetti che sono stati classificati da Richard Stallman, che sono le quattro libertà fondamentali. La prima libertà, chiamata libertà numero 0, è la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'utente non deve essere limitato a utilizzare un determinato software soltanto per quello scopo. Se magari ha la necessità di utilizzare il software per creare qualche cosa a livello accademico, a livello in casa, non deve avere limitazioni. Il software deve essere appunto libero. Per qualsiasi scopo noi lo vogliamo utilizzare, lo dobbiamo poter utilizzare. Libertà numero 1. La libertà numero 1 è la libertà di studiare come funziona un programma, poterlo modificare e adattarlo alle proprie necessità. Prerequisito di questa libertà è l'accesso al codice sorgente del programma. Perché? Perché appunto, avendo accesso noi al codice sorgente del programma, possiamo capire come funziona. Possiamo sapere come appunto viene effettuata una determinata operazione. Possiamo anche scovarne i bug. Possiamo appunto migliorarlo il programma, correggendo bug, aggiungendo funzionalità, adattandolo quindi alle nostre esigenze, e potendo quindi creare il software che fa per noi. Sappiamo benissimo, nel mondo del software proprietario tutto questo non è possibile, perché se prendete un software che lo comprate con la licenza, avete quel software, quelle sono le funzioni che vi lascia il software. Se vi stanno bene, vi stanno bene. Se non vi stanno bene, che magari avete necessità di fare alcune modifiche, non le potete fare, vi attaccate al tram. Con il software libero invece tutto questo può essere bypassato, perché appunto potete modificarlo, oppure potete pagare qualcuno per modificarlo, potete pagare un programmatore che vi modifica il software e vi introduce le modifiche di cui avete necessità. Che ne so, avete la necessità di stampare
la busta delle carte da lettere in maniera differente, e allora vi crea dei software che vi sposta magari a destra anziché a sinistra una determinata scritta. Aggiungete piccole modifiche, appunto, e potete modificarlo. La libertà numero 2 è la libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo. Questo si connette alla libertà numero 1, cioè se voi avete il software, avete la licenza, cioè la licenza tra virgolette, avete la possibilità di, appunto, di lo rilasciare sotto forma di software libero, potete ridistribuire il software a chiunque, non ci sono vincoli. Dovete incentivare l'adozione e la diffusione di questo software. Perché? Perché per aiutare appunto gli amici. Quante volte vi sarà capitato a scuola, soprattutto quelli più smanettoni con i computer, di diventare dei veri e propri spacciatori di software proprietario? Lì in quel caso contravvenite ad alcune regole, perché se il software è proprietario, o meglio, software privativo, poi magari approfondiamo anche questo discorso, di questa definizione, siete dei pirati. Con il software libero no. Non siete dei pirati, perché è la licenza del programma che vi dice proprio diffondetelo, condividetelo e non fate peccato, non fate nulla di male. Perché? Perché per esempio viene un vostro amico che non ha connessione a internet e ha bisogno della suite d'ufficio, gli potete dare LibreOffice, lo scaricate e glielo passate. Avete aiutato un amico, perché è un amico che magari non ha connessione a internet, così può installarsi LibreOffice. Avete fatto, appunto, avete diffuso il software libero, avete fatto una buona azione, diciamo così. Questa libertà l'avete in virtù del fatto che il software è libero. La libertà numero 3, che è l'ultima delle quattro libertà, è la libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti da voi apportati, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Anche in questo caso l'accesso al codice sorgente è un prerequisito. Questo l'abbiamo detto anche nel punto 1, cioè se voi pagate qualcuno per modificare un programma oppure modificate voi stesso un programma, potete pubblicarne i miglioramenti da voi, anzi, dovete pubblicarne i miglioramenti da voi apportati, in modo tale che anche Michele, che si trova dall'altra parte del gruppo, possa beneficiare di queste modifiche. Perché fare questo? Perché? Perché la natura stessa dei sistemi operativi GNU/Linux è proprio quella di collaborare. Gli utenti, i programmatori fanno modifiche, aggiungono codice. Lo fanno per il bene di tutta la comunità, non solo per il bene loro. Perché? Perché così magari se tu inserisci una modifica per fare una cosa, Michele ne può beneficiare. Michele si appassiona, si entusiasma, può aggiungere un'altra cosa che magari serviva a te che tu non ci avevi pensato in quel momento, tu primo programmatore. Questo libero scambio di idee, di codice, di funzionalità arricchisce il programma, lo rende sempre migliore, fa scomparire tutti quanti i bug e lo rende sempre più ricco di funzionalità. Stupenda questa cosa, perché appunto, come riallacciandomi sempre al discorso, il software privativo questo non ve lo consente di fare. Perché voi acquistate un software, non avete la possibilità di modificarlo, non avete la possibilità di ridistribuirlo, non avete nessuna libertà, voi siete chiusi con delle manette digitali, non potete fare niente. Acquistate una cosa, come se acquistate, che vi devo dire? Acquistate, non lo so, un blocco di pietra, cioè, quello è, basta, ve lo dovete tenere così com'è, una macchina, quello è, basta, ve lo dovete tenere così com'è. Ecco perché nel mondo Linux, o meglio, nel mondo del software, è importante la possibilità di diffondere le idee, diffondere il software, diffondere le modifiche, perché? Perché? Perché si innesca un meccanismo virtuoso che consente di migliorare il programma, di migliorare noi stessi, perché condividendoci si sente meglio. Che se ne dica, condividere è bello, aiutare gli altri è bellissimo. Questi sono due cose fondamentali di chi utilizza Linux. È gente che si aiuta tra di loro. Mi ricordo molto spesso la risposta che dava Francesco Verdoglia, un mio amico su Google Plus, che rimase, cioè praticamente una volta un utente gli chiese se poteva avere alcuni giochi liberi, se poteva averne una copia. Francesco subito l'ha caricata e gliel'ha distribuita. E questo utente, un utente novizio, rimase sorpreso da ciò, perché diceva:
Cavolo, cioè, sei stato così gentile, senza che ti ho chiesto niente, cioè, ho soltanto chiesto una cosa, tu subito mi hai aiutato. Perché questa è nella natura del software libero, aiutarsi tra di loro. Francesco, per esempio, mi ha aiutato a realizzare il logo di Marcos Box, senza avere nulla in cambio, soltanto per il piacere di farlo, di aiutarli, di aiutarci, di amarci a vicenda, di amarci no, cioè, nel senso, vabbè, facciamo battute suore. Insomma, avete capito il concetto, che cosa voglio dire. Che cosa dire di più su questo movimento? Ah, ecco, il concetto come si dice, la libertà numero 3, praticamente... No, beh, questa ve lo aggiungo nella prossima puntata, volevo dirvi un'aggiunta che sul concetto di copyleft, ma questo lo approfondiremo più avanti. Una piccola cosa da aggiungere a questo video. Ho utilizzato la parola, ho tradotto il concetto, la parola in italiano, software libero e non free software. Perché free software è inglese. Come dice Salman, free trae in inganno le persone, perché non bisogna intendere free come gratis, una birra gratis. Ma bisogna pensare alla libertà di parola, free in questo senso, in questo modo, inteso in questo modo. Nelle lingue neolatine come l'italiano possiamo utilizzare la parola libero. Libero specifica meglio il concetto. Libero appunto sta a indicare fin da subito la libertà, il concetto di libertà all'interno del software. E ci aiuta anche a definire meglio il software proprietario, che possiamo definire come software privativo. Se il software libero dà delle libertà, concede delle libertà, il software commerciale ne toglie delle libertà. Ecco perché è privativo. Perché appunto, come ho detto prima nei commentari vari termini, appunto, privativo perché vi priva delle libertà di poter distribuire il programma. Vi priva della libertà di poter modificare, vi priva della libertà di poter utilizzare il software per un determinato scopo, per esempio se comprate la licenza studenti non potete utilizzare nell'azienda e cose del genere. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, non so se lo pubblico perché volevo ritoccare un pochino, poi vediamo, che come ben sapete i video li butto così senza tagli e tutto il resto, magari forse lo rifaccio, non so. Vabbè, in tal caso se lo state vedendo significa che ho deciso di pubblicarlo. Con questo primo video sull'approfondimento sui termini del mondo Linux, è tutto. Ci vediamo alla prossima, con la definizione di open source. Un saluto a tutti, lunga vita e prosperità e ciao ciao!